Allora, ciao a tutti e ben ritrovati con questo mio nuovo appuntamento con le mie video recensioni. Oggi parleremo. Allora, ragazzi, liberiamoci dell'arma del diritto. Voi non avete visto niente, capito? Non avete visto niente. Bene. Eccoci ritrovati in un nuovo appuntamento con le video recensioni targate Vado. Purtroppo Christian ha avuto degli impegni improvvisi e ha dovuto fare un salto da Satana. Allora, oggi vi voglio parlare, come vi ho promesso la settimana scorsa, di XXXOLIC. Questo manga è stato edito dal 2003 dalla Young Magazine. Di questo manga esiste anche un anime edito dalla Kodansha, ma vi voglio parlare più che altro io del manga perché l'anime purtroppo ancora qui in Italia non è giunto. In Italia è stato pubblicato dalla Star Comics su testata fan a cadenza trimestrale. E finora i volumi sono 12 ad agosto 2009 e vi ricordo comunque già come vi ho detto la settimana scorsa che si alterna appunto a Tsubasa Chronicle essendo la sua side story. Prima di tutto vi voglio spiegare bene il significato del titolo, praticamente XXXOLIC. Ha creato una certa confusione comunque questo significato, però nella versione originale come quella italiana, Olic viene scritta in caratteri praticamente cubitali tranne la I, almeno Olic, e sta praticamente a indicare una relazione, comunque sia un collegamento fra più cose. E allo stesso modo, appunto, la X indica una variabile sconosciuta. Praticamente, Olic fa anche riferimento a dei vizi, a delle abitudini strane dei nostri personaggi. E XXX praticamente parla un po' di ogni sorta di ogni sorta di vizio, si può dire così. Questa storia è praticamente incentrata su un normale ragazzo, si chiama Kimihiro Watanuki, che ha la facoltà però di vedere dei mostri, degli spiriti soprannaturali, attratti però misteriosamente da lui. Queste creature sono invisibili agli occhi di tutti, tranne appunto chi ha i suoi, e costituisce un ulteriore peso appunto da sopportare per questo ragazzo, che appunto inseguito da un gruppo di questi mostri, incappa in una specie di negozio che può esaudire i suoi desideri. E appunto da questo momento la sua vita cambia in modo molto radicale. Qui durante in questo negozio incontra una bella quanto misteriosa signora del nome Yuko Ichihara, e anche se comunque sia ha una strega, è una strega comunque sia che ha molti nomi, infatti dice lei stessa che Yuko Ichihara è un nome falso. E comunque sia ha una certa fama nel mondo del soprannaturale. Questa donna comunque va subito al sodo. Praticamente per esaudire i desideri deve ricevere un compenso adeguato, praticamente la regola dello scambio equivalente. E comunque si offre di liberarlo da questa capacità, di liberare Watanuki da questa capacità di vedere gli spiriti maligni, praticamente facendolo lavorare part-time nel suo negozio. Da qui si incontreranno, si incroceranno molti personaggi alquanto strani. E, prima di tutto, comunque, si conoscono anche i principali protagonisti di questa storia, a parte appunto Yuko e Watanuki, che sono innanzitutto Maru e Moro, che sono diciamo così, le servette di Yuko. Poi si farà la conoscenza di Shizuka Domeki, che praticamente è il figlio di un sacerdote shintoista di quella città. Anche se però naturalmente lui non può vedere gli spiriti, però più tardi si andrà a scoprire che è in grado praticamente di scacciarli. Praticamente un esorcista. Poi si farà la conoscenza di Imawari Kunoki, che è praticamente una ragazzina abbastanza allegra, sembra una ragazzina normale. Senza andare a spoilerarvi troppo, vi dico soltanto che questo non sarà affatto vero. E più che altro,
Posso anche concluderla qui con la trama, che spoilerarvi troppo non sarebbe molto bello. Appunto, come ho accennato la settimana scorsa, Holic è il side story di Tsubasa Reservoir Chronicle. Infatti, quello che consiglio a tutti è che se leggete Tsubasa Chronicle dovete assolutamente leggere Holic, anche perché parte il fatto che molte cose, cioè molti tratti della storia, appunto queste due trame si intrecciano. E anche per poter capire appieno Tsubasa Chronicle o viceversa, capire Holic, bisogna leggere l'altra storia. Posso iniziarvi anche a parlare dei personaggi, visto che ci siamo. Prima di tutto, Kimihiro Watanuki, appunto il protagonista, è il tipico studente delle superiori che vive da solo. È un ragazzo molto generoso e riflessivo. E viene comunque sia attratto dal negozio di Yuko da una viene attratto dal negozio di Yuko da una forza misteriosa. E comunque c'è anche da notare che Kimihiro Watanuki c'è anche questa specie di strano doppio senso, perché significa letteralmente, almeno con i kanji, significa primo giorno di aprile. Primo giorno di aprile, infatti viene anche preso in giro per questo fatto, anche perché lui è nato il primo di aprile, condividendo appunto il compleanno con la nostra Sakura di Cardcaptor Sakura e anche di cose di Shaoran e Sakura di Tsubasa Reservoir Chronicle. Il secondo personaggio di quale vi andrò a parlare è appunto Yuko Ichihara, che è la strega delle dimensioni, che ha il potere di esprimere i desideri delle persone e comunque anche di spedire le persone attraverso universi paralleli. E ogni desiderio praticamente deve essere ricompensato con un pagamento uguale al servizio, né più né meno, perché, come dice Yuko, si rischia di intaccare l'integrità dell'anima. E alcune volte tende ad essere infantile, questo però non pregiudica assolutamente la sua serietà nelle situazioni critiche. Ha un rapporto stretto con Chlorid, che abbiamo potuto conoscere nella serie di Cardcaptor Sakura, e qui si andrà a scoprire anche che appunto con Chlorid ha creato praticamente due cloni di Mokona, che è praticamente l'animaletto creatore dell'universo che appare nella saga di Reyhardt. Il terzo personaggio che andrò a illustrarvi è Shizuka Domeki. Domeki è un compagno di scuola di Watanuki e fa parte del club di tiro con l'arco. Vive nel tempio di suo nonno, che era un famoso esorcista, un famoso mistico, e sembra che abbia da lui ereditato appunto la capacità di scacciare gli spiriti. Non va molto d'accordo con Watanuki, non si sanno bene i motivi. E questo comunque sarà frutto di scene abbastanza divertenti tra lui e Watanuki. Un altro personaggio appunto è Himawari Kunogi, che è praticamente la ragazza di cui Watanuki si innamora. Molto gentile e sorridente, ma purtroppo ha la capacità purtroppo di portare sfortuna a chiunque gli stia attorno.